Si è tenuta questa mattina a Lago Negro una nuova udienza del processo sugli sversamenti nel Vallo di Diano, che vede coinvolte 8 persone imputate e accusate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico e smaltimento illecito di rifiuti chimici liquidi di tipo idrocarburi leggeri con pericolosità HP14 ecotossico. Per 7 degli indagati le accuse a loro carico riguardano traffico di rifiuti e disastro ambientale, mentre per uno solo degli imputati, non raggiunto all'epoca dei fatti 2 anni fa da misura cautelare, l'accusa è di traffico illecito di rifiuti. Questa mattina al Tribunale di Lago Negro sono state accolte le proposte di costituzione di parte civile dei comuni di Atina Lucana, Sant'Arsenio e dell'Associazione Legambiente Campania, che avevano fatto istanza la scorsa settimana nella prima udienza. La prossima udienza invece è fissata per il 16 marzo, quando ci sarà l'apertura dibattimentale, il conferimento della perizia per le trascrizioni e ci sarà anche la relazione del consulente tecnico. Anche questa mattina a Lago Negro erano presenti i rappresentanti di Libera Vallo di Diano e del Comitato Resta.